Campioncini, credo di aver visto un po' quasi tutto all'interno della serie per ora. E un Gleam boss raro non l'avevo mai visto. Cosa può droppare secondo voi un Gleam, che non è neanche un Pokémon che può essere mega boss raro? Andiamo a scoprirlo assieme, ragazzi. Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io volevo già lanciarli contro il mio nuovo cane leggendario Entei, ragazzi. Un po' in questo modo ci stiamo spoilerando le mosse che ha questo Pokémon incredibile. Sacred Fire è completamente finita come mossa. Roar, che è inutile, extra senso che ci può stare, ma diciamo che è un Pokémon che è assolutamente migliorabile, che sta tenendo anche già testa a un Pokémon che ha 50 livelli in più di lui. Quindi partiamo veramente molto bene, campioncini. Benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio della Pixelmon, la vostra serie di Pokémon preferita. Ragazzi, oggi abbiamo qualcosa di incredibile da fare, perché dopo aver catturato Entei dovremmo tecnicamente andare a scoprire cosa c'è nella casa nascosta all'interno della foresta proibita. Ma voglio in realtà mostrarvi un'altra cosa. Prima di tutto voglio prendere questi due oggetti e il resto dropparli. Anche se mi ha droppato questa bevanda, io non la voglio. Noi, ragazzi... Ah no, una PP Max quella. Dove l'ho droppata? Questa è fondamentale, ragazzi. Altro che quella da droppare. Perché questa qui ci dà la possibilità di rimettere agli utilizzi massimi una mossa. O tutte, non lo so. Lo scopriremo magari quando le utilizzeremo. Comunque, voglio curare tutto quanto il mio team. Perché eravate felici nello scorso episodio che io utilizzassi un team diverso dal solito. E anzi, il mio team delle catture, che è quello composto dal capitano di tutti quanti, il Rayquaza, che all'occorrenza può diventare anche un mega Rayquaza, uno dei Pokémon leggendari preferiti. Anzi, sotto nei commenti scrivetemi qual è il vostro Pokémon leggendario preferito, e vi lascio un bel cuoricino, campioncini. Poi abbiamo Zapdos, che è un altro Pokémon leggendario che potrebbe essere utile, ragazzi, perché ha delle mosse tipo elettro che possono paralizzare altri Pokémon. Essendo appunto questa una squadra delle catture, può essere utile per appunto catturare, perché un Pokémon paralizzato c'è una probabilità in più, molte probabilità in più in realtà, di essere catturato. Venusaur 73, ragazzi, molto forte. Garchomp, che ha delle mosse incredibili per le catture. Il nuovo Pokémon leggendario che abbiamo catturato nello scorso episodio, Entei. Per poi concludere con Umbreon, il mio Pokémon preferito, insieme a Dragonite. Voi avete un Pokémon preferito, ragazzi? Come sempre, nei commenti dovete dirmi quale è. Magari faccio comparire qualche commento qua davanti. Adesso, ragazzi, voglio mostrarvi però una cosa fondamentale, che ci modificherà forse un pochino anche la squadra dell'episodio di oggi. Reginaldo, che per chi non lo sapesse è la persona che ci dà solitamente delle quest all'interno della serie, ci dice: Mark, finalmente con i tuoi progressi è sbloccato il Dungeon Shiny. Non ho la più pallida idea di cosa sia questo Dungeon Shiny, ma abbiamo qua davanti scritto che una Pokéball gigantesca in giro per il mondo ha una sfida che ti attende. Ragazzi, io non so cosa diamine voglia dire. Porta con te un Pokémon leggendario che vuoi trasformare nella sua versione Shiny? Ragazzi, questa è una figata, eh. Questa è una gran figata, perché potrei potenzialmente portare con me Rayquaza e renderlo un Rayquaza Shiny. Oppure, qua davanti abbiamo una vasta scelta di Pokémon leggendari, perché abbiamo già Groudon Shiny, Eternatus Shiny. Ragazzi, ve lo immaginate che figata? Mewtwo potrebbe essere Shiny, Kyogre Shiny non mi fa volare più di tanto, ma abbiamo comunque dei gran Pokémon. Però cosa faccio, ragazzi? Qua abbiamo gli altri Pokémon leggendari che abbiamo qua dentro, di Shiny Lugia. Lugia è fighissimo perché ha tutti quanti i dettagli rossi. Però, ragazzi, mi viene da pensare che la più grande figata potrebbe essere il nostro Rayquaza, che a quanto ci ha detto Reginaldo c'è questa sfida che ci dà la possibilità di trasformare un Pokémon leggendario che vogliamo nella sua versione Shiny. Questa è una gran figata, ragazzi, è da non sottovalutare. Ora, facciamo una cosa. Io la mia squadra di cattura me la porto comunque dietro, non mi interessa più di tanto. Lasciamo giù i nostri potenziamenti e le mosse che abbiamo preso nello scorso episodio. Dobbiamo un attimo però, prima di tutto, controllare cosa possiamo insegnare a Entei, perché se lo vogliamo portare con noi all'interno della squadra di catture, dobbiamo renderlo l'Entei migliore che ci sia sulla faccia della terra. Potremmo imparare Extreme Speed il nostro Entei, però Lavaplume è una mossa che deve assolutamente avere al posto di Flame Wheel. Poi, cos'altro abbiamo? Sunny Day no, Crunch è una mossa di tipo buio che potrebbe essere molto utile al posto di Sacred Fire, che ragazzi è una bella mossa, per carità, ha anche molto danno e può bruciare l'avversario, però ha pochissimi utilizzi. E ci può stare ad avere con noi, ragazzi, Sacred Fire, però non lo so, ragazzi, perché potremmo utilizzare magari mosse che fanno un pelo meno danno, ma abbiamo più utilizzi da utilizzare in battaglia. Quindi ditemi un pochino voi un po' come, cosa ne pensate di questa mia scelta personale. All'interno del mio set delle mosse abbiamo però forse qualcosa che lui può imparare, come Flare Blitz. Assolutamente, Earthquake può impararla, ragazzi, come mossa. Andiamo un attimo dall'Entei perché sono curioso. Vediamo, Dark Pulse può impararla? No. Ok, questo lo sapevo. Flare Blitz assolutamente sì, che va assolutamente a posto di Roar. E Earthquake nemmeno. Ok, ci può stare. Mi sono tolto io giusto un pochino la mia curiosità, ragazzi. Quindi mettiamo via tutte quante le
nostre mosse. E quindi scritto che in giro per il mondo, non c'è stata una spiegazione nostra, c'è questa Pokéball gigante con questa sfida che ci attende. Ora, noi abbiamo in questo momento il nostro Rayquaza. Peccato che non posso ancora andare a esplorare la casa abbandonata nella foresta proibita, perché voglio andare troppo a esplorarla. Però siamo costretti quindi a muoverci un pochino così, girovagando un po' a caso, alla ricerca di questa dannata Pokéball. Io non so dove andremo, ragazzi. Non ho la più pallida idea, perché il mondo qua è gigantesco. Ancora non abbiamo esplorato tutto quanto di questa zona, di questo mondo. Quindi voglio un attimino capire in compagnia vostra come, dove poter trovare. Certo, è una Pokéball che è scritto che è gigantesca, quindi in qualche modo dovremmo trovarla, è ovvio. Però qua noi dobbiamo esplorare, ragazzi. Non è che abbiamo così tanto tempo da perdere. Questa non è sicuramente, perché questa dovrebbe essere la Lega Pokémon, ma questa ne parleremo giusto un attimino più avanti. Ed anche quella era una Pokéball gigante con un beacon, ma secondo me non c'entra assolutamente nulla. Da questo lato abbiamo il famoso villaggio stile giapponese, che non abbiamo esplorato più di tanto. Però qua in giro non mi sembra che ci siano Pokéball giganti. Quindi comunque cerchiamo ancora di proseguire. Ma sì, è quella. È quella. Ma che figata! Ma è una figata incredibile! Ma è lei! E c'è un Rayquaza Shiny all'interno! Ok, ragazzi, questa cosa qua è impressionante. Questa roba qua è veramente molto, 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 molto particolare. Quindi, noi se ci catapultiamo qua dentro, credo che dobbiamo fare giusto un pochino di parkour. Ma quello è un bellissimo mega Rayquaza Shiny. Questa è una figata. Questa è una gran figata, ragazzi. Però, non c'è nessun allenatore. C'è un boss ultimate. Quindi è proprio un dungeon in questo è un campo di battaglia. Ho scritto boss ultimate proprio sul campo stesso, ragazzi. Figo. Però mi sa che ci conviene, ragazzi, a questo punto utilizzare la mia vera squadra Pokémon, perché potrebbe essere un enorme problema se la sfidassimo con la squadra delle catture. Però il nostro Rayquaza è assolutamente da tenere dentro. Quindi piuttosto io butto dentro Aranitar, lo mettiamo via, Charizard lo togliamo per una volta, e ci teniamo Archeo Kyogre, Archeo Groudon, il Rayquaza che vogliamo rendere shiny, Mewtwo, Tyranitar ed Eternatus, ragazzi. Partiamo, vediamo cosa succede. Eternatus Shiny? Ok, ragazzi, ma che diamine è questa battaglia? Perché c'è un Eternatus Shiny? Non ditemi che potrà... No, raga, non voglio viaggiare troppo con la testa. Però voglio vedere un attimino cosa sta succedendo. Comunque, non ci ha detto nulla prima della battaglia. Benvenuto nella tua prima sfida, trasformazione Shiny. Invece sì che ce l'ha detto. Ce ne ha parlato. Abbiamo tolto comunque più noi rispetto che lui. Però si preannuncia una battaglia tosta, ragazzi. Qua lo possiamo avvelenare? No, non possiamo avvelenare. Assolutamente. Va bene, io vado solo di Dynamax Cannon, perché Eterna Beam non fa nulla. Come mo... Ragazzi, Eterna Beam non ha fatto niente. Però io con me ho... No, non posso utilizzare quel PP Max. Peccato, ragazzi. E che mi invento? Un altro Dynamax Cannon. Però poi rimango senza mosse. Ok, le abbiamo fatto un bel critico. Veno Shock. Gli faccio un danno? Pochissimo, ragazzi. Perché veleno contro veleno non ha senso. Ok. Allora, vado di Kyogre. Il mio Archeo Kyogre. Diciamo le cose bene come stanno, per favore. Che questo è un gran bel Pokémon. E... vado di Blizzard, che siamo super efficaci. Ne abbiamo tolto 3, ragazzi, di vita. Posso andare di Surf per caso? Niente, inscalfibile, intoccabile, non si può far paralizzato almeno. Devo per forza utilizzare un Pokémon tipo Drago, ragazzi, a questo punto. Vabbè, io a sto punto vado di Rayquaza, perché appunto è il Pokémon che noi vogliamo rendere shiny in questo episodio. Io devo fare forza Dragon Ascend in questo momento, però io vado di Oltraggio e non gli facciamo nulla. Nulla! Ragazzi, che cavolo ci inventiamo per abbattere sto Eternatus? È impressionante! Sì, ma il mio Rayquaza, ragazzi, ci abbandona. È andata così. Groudon, Groudon ha delle mosse tipo drago, ragazzi. Ricordiamoci di questa cosa. L'unico problema è che il mio Eternatus comunque è stato completamente disintegrato. Ma vi spiegate questa cosa comunque, ragazzi? Ho bisogno di chiedervelo, perché è importantissimo. Ma perché io ogni volta che utilizzo una mossa mi scala 2 utilizzi? Perché se notate era 11 utilizzi su 15, ora sarà sicuramente a 9. Guardiamo assieme. 9 utilizzi. Io sta roba qua veramente non la capisco. Mi manda veramente... mi fa impazzire sta roba della Pixelmon, che pure qua è buggata. Incredibile. Comunque, questo Eternatus è mostruoso, ragazzi. Avrà tipo anche lui 700.000 di HP. Mi ha avvelenato il Groudon. Ragazzi, che mi invento ora? Nulla mi posso inventare, perché me l'ha avvelenato. Dragon Claw è l'unica cosa che possiamo fare. Noi comunque stiamo per finire le mosse tipo drago, eh. Non ve lo voglio dire così in modo indiretto, ma ve lo dico in modo indiretto. Dragon Claw mi ha eliminato anche il Groudon. Bene, non benissimo. Tyranitar, ragazzi, a questo punto dovrebbe soffrire Earthquake, che è super efficace come mossa. Finalmente qualcosa in più, anche la tempesta di sabbia fa del danno. E comunque Tyranitar è sempre quello che ci svolta tutto quanto le battaglie. Ora abbiamo un piccolo, enorme, grande problema. Si chiama Groudon, che è tosto. È tosto, ragazzi, questo Groudon. Io devo. Ho dei Max Revive con me, ne ho uno. Cavolo, tiro sulla fuori, ragazzi. Il Rayquaza
Rayquaza? Dai, mi ritiro sul Rayquaza con il mio Max Revive. Tyranitar lo abbandoniamo forever and ever. Vado in Dark Pass e ci hanno salutato. Ma noi abbiamo Kyogre, ragazzi. Noi siamo cattivi e perfidi. Abbiamo Archeo Kyogre con noi che con Surf, lo insta shottiamo. Lui butta in campo un ragazzi, comunque come pensavo ma non me l'ho detto, questa sfida qua ha lo specchio dei nostri Pokémon. Quindi noi stiamo sfidando lo specchio dei Pokémon che abbiamo in squadra. Perché se avete appena notato, Groudon, Kyogre e Deternatus. Quindi viene da pensare che a questo punto noi abbiamo messo in campo una Mewtwo che ce l'ha paralizzato. Dannazione a te chi ti ha messo al mondo Kyogre. Però anche lui avrà un Mewtwo più avanti. Ora mio Mewtwo è completamente a terra. Io a questo punto tiro sulla vita del mio Tyranitar con un bel revive. E lui ci ha fatto fuori, va bene, ci posso stare ragazzi. Ora io metto in campo il mio Eternatus, che è quello con gli HP più forti, più alti, perché almeno in questo modo posso sacrificarlo giusto un pochino. E utilizzo revive su revive per tirare su tutta quanta la mia squadra, ragazzi. Almeno sono un po' più tranquillo. Il mio Eternatus può prendere tutto il danno che vuole, perché tanto ha un sacco di vita da poter utilizzare come scudo un po' della situazione. Ora, Max Potion, su chi la vado a utilizzare? Mi viene da pensare che lui avrà in campo ancora sicuramente Mewtwo da utilizzare e Tyranitar. Quindi mio Kyogre assolutamente da utilizzare una Max Potion. E poi l'altra Max Potion io la darei al mio Groudon, tanto Eternatus comunque ancora qua che tanca. Il suo Kyogre ha completamente perso vita perché aveva finito le mosse. Ora, lui mette in campo Mewtwo. Io vado di Toxic perché lo voglio avvelenare. Però si è protetto grazie a Safeguard. Signor Mewtwo, vabbè, Venoshock, vediamo se ce la facciamo. Mewtwo, per favore. Mewtwo, per favore. Oh, ok, grazie mille, signor Mewtwo. Però si è ricaricato la vita grazie a lei. Io sta cosa qua non l'accetto, signor Mewtwo, però, non va bene. No, ragazzi, no, così però, Va bene, lui vuole fare il gioco sporco con noi. Io adesso, a sto punto, io utilizzo questi turni per tankare tutta quanta la mia squadra e ricaricare tutta la sua vita. Mi pare giusta come cosa. Tanto con noi io ho un Pokémon come Tyranitar che possiamo mega evolvere, utilizzare la tempesta di sabbia per fargli danno e andare in Dark Pass che sono super efficaci. Ma Demark la sua squadra la conosce a memoria, ragazzi. Quindi se questa sfida ha contro tutti quanti i miei Pokémon nella mia squadra, io so come autotankare la mia squadra, ragazzi. Molto bene. Molto, 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 molto bene. Guardate come sta soffrendo Mewtwo ora. Che figata. Tyranitar. Buongiorno, signor Tyranitar. E non so se avete notato, ma aveva anche gli specchi dei miei Pokémon. Cioè, quelli che da me non sono shiny, in questa sfida sono shiny. Quelli che sono... mi ha agghiacciato il mio Tyranitar. Comunque avete capito quello che intendo, ragazzi. Quelli shiny non sono shiny, quelli non shiny sono shiny. Una figata incredibile. Però, soneggia ancora. Signor Tyranitar, si vuole svegliare? Grazie, mamma, il mio Tyranitar è fortissimo, ragazzi. Ha distrutto il suo Tyranitar che è al 150, il mio al 100. Ma ora, Kyogre metto in campo, giovane campione. Perché avevo capito che aveva la mia stessa squadra contro di me. E vado in surf e lo elimino. E ora, lui ha Charizard, che è un altro dei miei Pokémon principali del mio team. Noi ce l'abbiamo shiny. Il nostro avversario, o il nostro dungeon, ce l'ha normale. Ovviamente perché è speculare, appunto. Ma con surf, noi lo shottiamo. Vediamo, ragazzi, cosa è successo. Prendiamo tutto quanto il loot. Ed è diventato... shiny! No, Rattata, non voglio te. Rayquaza shiny! Ok, ragazzi. Ok, ok. Che figata. Posso dire che gran figata questo Rayquaza shiny. Che bella questa sfida. E il Rayquaza in alto è completamente sparito. Mamma mia, ragazzi, che bomba. Noi campioncini ci possiamo fermare qua. Ci salutiamo, sono super felice di questo video perché è uscito super 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 bene. È stata anche una bella battaglia. Ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao.